Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su I Guardiani della Galassia. Dopo una bella boss battle contro il mostro della Hellbender, ci ritroviamo nei guai per colpa del lama. Ma la situazione diventa ancora più strana una volta arrivati alla base dei Nova Corp. Riusciremo a scoprire cosa stia accadendo? Buona visione! Signori, non so voi, ma io mi sto già un po' cacando e siamo all'inizio dell'episodio. Voglio dire, lo scorso episodio abbiamo interrotto poco prima di una boss battle contro un mostro di Lady Hellbender, una creatura gigantesca con mille tentacoli. Oh, porco cane, vuoi vedere che sono finito in un hentai dello spazio? E che sfiga. Salve, signor abitatore del buio, come va? Tutto bene? Questo come lo affrontiamo, gente? Fra poco sarà davvero morto. Ok, ok, direi di sparare i tentacoli, che cosa buona è tanto giusta. Devo assolutamente agganciarlo, altrimenti è praticamente impossibile riuscire a colpirlo. Ragazzi, bloccate il tentacolo in qualche modo. Il potere di Groot, forse. Aspetta, Grootino, Grootino. Ok, perfetto, è il momento giusto, bloccatelo. Bloccateli il tentacolo, veloci, attaccatelo tutti. Attaccatelo tutti, perfetto, vai così. Non rompa le scatole, signora, sono un attimino impegnato, porti pazienza. Ok, gli abbiamo danneggiato abbastanza il tentacolo. Vai, 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 cos'è che devo fare? Oh, glielo possiamo congelare, gliel'abbiamo staccato. Il problema è che gliene restano altri tre, gente. Oh, io adesso è che più arrabbiato di prima. Ehi, qui, vuoi un po' di fuochi d'artificio? Sì, grazie, lanciare un paio. Ok, l'ho preso in pieno, perfetto. Blocchiamolo con Groot e poi attacchiamo anche con tutti gli altri. Veloci, 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 veloci. Mi metto a sparare anch'io. Fatta, è fatta, è fatta. E perfetto, quick time event. E olè, secondo tentacolino abbattuto. Ok, basta all'entai, l'ha detto anche lei, per favore. Oh no. Ora basta giocare con loro. Oh oh oh, ci ha lanciato gli schifi. Ci ha lanciato gli schifi. Gioco, grazie, eh. Allora, cerchiamo di congelarli e di farli fuori molto rapidamente. Vai così. Perfetto. Ah! Lo proviamo a congelare? No, non con le mie armi, di certo. Aspetta. E adesso, Peter Quill? Bella domanda, Ciccio. Sto cercando di capirlo pure io. Oh oh. Hanno colpito Groot! Groot, ti aiuto io! Perfetto, salvato. Fotosintesi! Ma che cocchio! Dobbiamo cercare di fermarlo! Colpitelo con una granata! Ok, perfetto, ha funzionato? No, non l'abbiamo stordito come prima. Ah, e dai, queste gelatine! Non si sono gelatinati stavolta, che cosa buona. Ragazzi, spostatevi, è tanto giusta. Lo riusciamo a bloccare? Ok, l'ho colpito giusto, l'ho colpito giusto. Vai, Groot, bloccalo. Ragazzi, attaccatelo. Attaccatelo con qualunque cosa. Perfetto, e arrivo anch'io. Mi sa che non basteranno i nostri colpi. Vai così, vai così. Perfetto. No! Ho ricaricato al momento sbagliato, ho ricaricato al momento sbagliato. Aspetta, 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 aspetta. Ok, dovremmo averlo colpito a sufficienza. Vai, perfetto. Congelagli il tentacolino e vai Gamora. Ok. Oh, gli ne resta solo uno. Il problema è che Lady Hellbender ha un sacco di queste creature, temo. A meno che non sia l'unico della sua specie. Ma conoscendo la mia fortuna, mai una... Aia, cocchio di gioia! Ma ha fatto giusto un attimo male, era tutto calcolato. No, signore, non mi sgattarri addosso. Porco cane, non li sopporto più sti cosi. Maronne. Oh, visto che se gli diamo troppo tempo, ricostruiscono lo scudo, quello gelatinoso. Pertanto è un bel problema. Aspetta, non l'avevo visto. Veloci, colpitelo. Mi attivi anche gli altri poteri gioco. Non so perché ogni tanto mi si bugga tutta l'interfaccia. Vai anche di bombe, vai di tutto. Non me ne frega. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Ci sono pure i miei poteri. Quill, 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 quill. Attiva il tuo, attiva il tuo. Vai. Ok, è fatta, gente. Oh. Non era una boss battle così difficile. Mi sono un po' io incasinato con i tasti. Ma ce l'abbiamo fatta. Oh no, non è finita. No, la pioggia di porchi, no. Porco cazzo. Occhio, occhio, aia, aia. Mi hanno ferito soprattutto nell'orgoglio. Morite, c'è male, schifose creature immonde. E quanti ne ha dentro? Signore, lei c'ha problemi, santo cielo, se caga sta roba, eh. Soverchia la tua nonna, porco cane. Non possiamo fregarlo in qualche modo? Ciccio, lanciali una bomba. Oh, è che non gli stiamo facendo danni in pratica. Ok, perfetto, lanciali la prossima. Veloce, Drax, fate colpirlo ripetutamente. E dovremmo farcela, no, no, t'ho visto bastardo. Ciccio, oh, oh. Mi si era buggato. Non so perché mi si era tipo buggato male. E vabbè, sono circondato. Aiuto. Chi è con me? Parole sagge. Ok, li ho triggerati tutti, così adesso faranno decisamente molti più danni a tutte queste simpatiche creaturine.
Ho finito i proiettili. Aspetta, 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 aspetta. Lancialino un altro. Lancialino un altro nel frattempo. Perfetto. Aspetta che intanto recupero cose. Altrimenti non posso continuare a colpirli. Oh, mo basta veramente però. Eliminiamoli tutti. Altrimenti non posso passare al contrattacco. Ok, lo abbiamo stunato abbastanza. Vai, veloci ragazzi. Gamora, squartalo in due. Aprilo come fosse una noce di cocco. Brava. Oh, alleluia. Non potevamo tipo lanciarla prima l'assassina, no, eh? Dovevamo aspettare fino alla fine. Quanto non è cazzuta sta donna, gente. Oh, ma che peccato. Ha avuto uno spiacevole incidente. Ha avuto un malore. Giuro, noi non ci c'entriamo nulla. Siamo salvi. Sono vivi. Portatemi Nasher. Ragazzi, sulle moto. Via di qua, via di qua, gente. Basta. Abbiamo rubato abbastanza denaro, quindi possiamo pagare effettivamente la multa. E ci possiamo anche tenere le moto. Ragazzi, le moto ce le teniamo, vero? Oh, sono carine. Perfetto, così adesso tornare indietro è decisamente molto più semplice. Insettini, io mi sposterei. Siamo ancora tutti interi. Dobbiamo alzare i tacchi, è in fretta. Mettete tutti le cinture. No, non fate guidare Quill, per favore. Non è il caso di festeggiare, abbiamo commesso un errore. E una bella valanga di soldi. Non si sfugge alla furia di Lady Elbender. Questo lo vedremo. Oh, sta arrivando. Ma dai. Ma no. No, non mi spaccare il vetro, bastardo. E adesso? Dobbiamo chiamare assolutamente la Carglass. Sì, c'è anche nello spazio, fidatevi. Solo che il servizio costa molto di più. Oh, oh, ma ti vengo io a smangiare le astronavi. Ok, quello lo dobbiamo riparare assolutamente. Altrimenti appena ritorneremo sul pianeta rischiamo di esplodere male. Arrivederci Lady Elbender, è stato un piacere conoscerla. Grazie dell'ospitalità. Le vostre ossa saranno mie. Guardiani della galassia. Direi che un po' se l'è legata al dito, eh. Temo non sia l'ultima volta che la vedremo. Yay, vittoria per botta di culo immane. Ci darà la caccia fino alla fine dell'universo. E chi se ne frega? Siamo fuggiti da quel sassetto con i soldi, no? Sì, soldi che ci hai costretti a rubare. Beh, e quella rapina che abbiamo fatto a Citopia, di quella non ti sei lamentata. Lady Elbender non è mica una banca. Già, è vero, perché se lo fosse, avremmo molti più soldi. Ehi, 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 un problema alla volta. Lady Elbender si vendicherà, ne sono certo. Le toccherà mettersi in fila, prima devo chiamare Corel. Prima paghiamo questa multa, meglio è. Sì, così poi possiamo tornare a fare i pezzenti. Che strano. Tu pensi solo ai soldi, roditore? No, penso spesso anche alle bombe. E all'alcol. Bombe fatte di alcol. No, vabbè, dai, non esageriamo. Non sento niente, scusa, sto entrando in galleria. C'è un problema di connessione. L'hai attorcigliato? Sì, non va. Nikki, sai dov'è tua madre? Ho bisogno di parlarle. Con me. Dentro di me. Dentro di te cosa? Sono entrati nella zona di quarantena, sono fallita e... Ha provato a restringere la banda? Prima cosa che ho fatto è qualcos'altro. Non ti sento, Nick, passami la mamma. Sapevo che mio padre... Così tanta luce. Lei ha detto che è un miracolo. Temo sia successo qualcosa alla ragazzina. Sì, si chiama essere dei Nova Corps. Ce la fai ad aggiustarlo? Sì, aveva sì, ragione. Non farti venire un colpo. Controllo la matrice. Posso farlo tornare. Oh no, non usare i tuoi poteri, bambina mia. Hai ereditato qualche potere di qui. Che succede, maronne? Era un urlo poco maschile, in effetti. Rocket, tutto bene? Cos'è, c'è un mostro? Lama? Lama, che hai combinato? Che è successo adesso? Rocket! Visto che ha fatto? Guarda, si è smangiucchiato tutto. No. Guardalo lui come contento. A questo lama piacciono i cavi elettrici. Rocket, rilassati, è solo una matrice. Solo una matrice? Guarda qui, Quill. E ora dove li trovo i pezzi di ricambio? È distrutta. L'ho detto che era un errore tenere quel coso. Ma tu mi hai ascoltato? Oh no, no, no. Nessuno ascolta Rocket. Lui serve solo a riparare la razza di nave. Ti prometto che la ripareremo al più presto. Sì, come hai promesso di convincere la tua ragazza a lasciarci in pace? Sì, ma certo. Ehi, questo non è giusto. Sai cosa non è giusto, Quill? Essere l'unico a cui frega effettivamente qualcosa della Milano. Parla quello che ha messo a repentaglio l'ultima ragazzi, missione. Attracchiamo per sistemare l'antenna. Per fortuna conosco un tizio su Nowhere che ha le parti e che può liberarci del tracciante Nova. Non possiamo abbandonare la bambina.
Sembrava un po' irrequieta. Il lama spaziale si è mangiato i cavi, Drax. Sarà stato un problema di connessione. E rimuovendo il tracciante, Corel ordinerà all'intera flotta Nova Corps di cercarci. Gamora ha ragione, abbiamo promesso. Io ho promesso. Vedi se riesci a localizzare Corel. Paghiamo la multa. Mi prendi per i fondelli, Quill? Almeno non dovremo occuparci della prossima missione con il fiato dei Nova sul collo. Non è una cosa da poco, in effetti. Ce ne sarà una. Dai, non essere sempre pessimista, mamma mia, oh. Ok, poi lui dovrebbe star zitto, ribadisco, dopo quello che è appena accaduto. Yay! Andiamo a vedere come sta il lama a proposito. Groot sta tenendo sotto controllo quel dentone maledetto. Mi conviene star lì e smetterla di masticare la mia nave, altrimenti... va bene, ciccio. Oi, chiudi la porta del frigo. È stata l'assassina. Che ho fatto stavolta? La porta del frigo era aperta. Chi è di voi il colpevole? Allora... o sarà stato l'abominio? Dai, Rocket! Ragazzi, datevi una calmata. Intanto ho sentito il lama in sottofondo, ma vabbè, dettagli. Ciccio, ti vedo preoccupato. Che succede? Racconta tutto allo zio. Un penny per i tuoi pensieri? Che cos'è un penny? Una moneta. Tipo le unità. Cioè, pagherei per sapere a cosa stai pensando. Dobbiamo usare la nostra valuta per pagare la multa. Oh, rischiamo... Drax, dimmi cosa ti prende. Ho realizzato che conosco molte meno cose di quanto pensassi. La visita su Seknarf 9 me l'aspettavo diversa. Perché Lady Albender non è gigantesca? Non lo è affatto. Ma il problema è più complesso. Sulla strada per la fortezza ho capito di essermi anche fatto una serie di idee sbagliate su questa squadra. Aia, se ne vuole andare. L'assassina e il roditore. Senza di loro e l'albero che ha combattuto nobilmente, a quest'ora saremmo già morti. Te l'ho detto, non sono cattivi solo perché hanno una brutta storia alle spalle. La vita è... complicata, Drax. Niente è come sembra. Sukhothath lo era. Avevo una famiglia che amavo e avevo certe sicurezze che adesso non possiedo più. Sono certo che le ritroverai. Dai tempo al tempo. Ok, è più profondo di quanto uno si immaginasse, ma soprattutto, Drax, non ti preoccupare. Abbiamo una nuova skin! Cioè, è tecnicamente una vecchia skin, un marrone. Fa strano, ammetto mi piace più questa colorazione rispetto a quella del film, che è un po' più triste e sembra che abbia le cicatrici. Però, dai, cerchiamo di variare un attimino, perché poi, Lon, ma hai sbloccato i nuovi costumi e non li testi mai? Per Gamora, inoltre, non abbiamo trovato nulla. C'è ancora il costume da lanterna verde, ma che tristezza infinita. Mentre invece, Peter... porco cane, abbiamo 3 punti abilità da spendere, pertanto sblocchiamo Occhio del Ciclone. Star-Lord prende quota con un movimento a spirale, lanciando granate contro i nemici sottostanti. Tutti i bersagli coinvolti nelle esplosioni subiscono danni moderati e uno stordimento notevole. E voilà, nuova abilità sbloccata. Aspetta, ma devo sbloccare le abilità degli altri io per caso, perché ci penso? Oh! Oh! Non lo sapevo, pensavo le sbloccassero loro in automatico. Quindi i punti abilità sono condivisi. Oh, ma dai. Ma no, mi piange il cuore. E io che sblocco abilità solo per quello dall'inizio del gioco? E intanto il frigorifero è di nuovo aperto. Okay, la vogliamo smettere? Dai un'occhiata al frigo, già che ci sei. Non ho tempo per la spesa, ho roba più importante da fare. Sempre una scusa tu, eh. Lama, come te la passi, ciccio? Oh, maronne. Oh, bello, l'hai fatto un recinto. Bravo, bravo. Non volevi mica rosicchiare l'antenna, vero? Maronne. Già puzzi, ciccio, già sei brutto. E te mangi pure i cavi dell'astronave. Ma chi è il mio lama preferito? È robusto. Sicuro che ci si troverà bene. Non so neanche perché te lo domando. Dovrei smetterla di farmi certe domande. Forza, Quill, non ho tutto il giorno. Scusa, ciccio, è che abbiamo un po' di componenti da spendere. Allora, cosa sblocchiamo di bello? Beh, di sicuro direi che è giunto il momento di aumentare la nostra salute, visto che mi stanno legnando come non ci fosse un domani. Nuovo di cecca. Ah, peccato che non ho abbastanza componenti per sbloccarne qualcun altro. Oh, consumi meno carica sparando con le pistole elementali. Ecco, questa la voglio al prossimo aggiornamento assolutamente. Tutto a posto? Oh, una meraviglia, capitano. Quindi è un no. Che te ne importa? Io servo solo a riparare cose. A chi importa cosa penso? Rocket, ti prego. Solo perché non seguo sempre i tuoi consigli non vuol dire che non ti ascolti. Siamo una squadra, ognuno ha la sua opinione. Preferisci ascoltare Gamora, quindi?
Gamora. Ehi, Gamora le tette. Gamora sa il fatto suo, bello. È l'ufficiale di rotta, le rotte per le stelle, e i pianeti, e... le comete. Rotte per le comete. Chi va sulle comete? Groot è lo... specialista in vegetazione speciale. Anche la sua opinione conta. E Drax perché è speciale? Lui è... tipo tattico. Un grande, grandissimo esperto di tattica. E poi io, quello che perde il controllo e spara a caso anziché seguire il piano. Esattamente. Ma no, sei fondamentale per la squadra. L'abbiamo creata insieme. Ora basta ricavarne qualcosa di valido. E di duraturo. Potremmo andare su Nowhere, come hai suggerito. Ma se non paghiamo la multa, i Nova Corps ci cercheranno. E come facciamo i soldi? E va bene, pagare la multa ha senso. Oh, meno esatto. Male. Quindi liberiamocene e passiamo ad altro. Ci stai? Vedremo. Ecco, sei contento? Che altro? No, ma chi cocchio ha aperto sto frigo? La dovete smettere, gente. E Gamora, quelle cosa sono? Bambole? Ma sono bambole. Sì, no. L'ala sopra è nel sistema di Taio. Le coordinate nella tua console. Gamora, cosa guardavi su internet? Perché hai chiuso la schermata? Non sono affari tuoi. E sei sicura? È come se cercassi di nasconderci qualcosa. Sì, è così. Mi dispiace dovertelo dire, ma ho visto tutto. Non pensavo fossi una collezionista di bambole. Che problema c'è comunque? Tutte le persone hanno un hobby. Groot colleziona piante? Rocket è in fissa con le bombe? Sì, sì, e Drax ha un sacco di coltelli davvero terrificanti. Visto? Niente di straordinario. Può essere. Sai, anch'io da bambino collezionavo cose. Figurine del baseball, action figure... Stai pensando che sia una cosa infantile? No, 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 non intendevo questo. Ti sto prendendo in giro. Non mi interessa cosa pensi, ma non voglio condividere i miei hobby. Ah, il DeLong Gamer invece colleziona porchi, Marò. C'è una collezione di porchi che nessuno al mondo. Peter. Sì, ho capito, okay, Peter. Ok, Corella, sono pronto a stupirti. Corella starà tenendo d'occhio la nave per vedere se faremo la scelta giusta. Non ne sono pienamente sicuro. A giudicare dal messaggio di nostra figlia, che peraltro ha detto che sa di essere nostra figlia, mi sembrava strano che ci avesse accolto in quel modo. Beh, qualcosa è accaduto probabilmente sulla nave dei Nova Corp. Immagino che lo scopriremo fra pochi secondi. Ovviamente dove vanno i Guardiani della Galassia succede il finimondo e le peggio sfighe. Quindi hanno costruito una base spaziale dentro un asteroide. Lo si nota giusto un attimino, l'hanno anche dipinto per bene. La tua ragazza ha rispettato la sua parte dell'accordo, Quill. Siamo sicuri che sia lei? Controllo. Stessa denominazione di prima, è sicuramente la Alas Hope. Perfetto, quindi vediamo di attraccare e incrociamo le dita. Non è una persona cattiva, ma giustamente come tutti i poliziotti spaziali sono un po' maneschi e razzisti, peraltro, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo di attraccare ed incrociamo le dita, anche se temo che finiremo in una trappola. E voilà! Cosa fanno sulla mia nave? Calma, procedura standard Nova Corps. La mia nave sta bene. Quale parte? Chiedi a Quill, è lui che continua a schiantarsi. Ehi, sto imparando a guidare, non è facile, santo cielo. Ed è la mia nave, Rocket, l'ho già detto mille volte. Ok, paghiamo questa multa. Mamma mia, oh, mai 5 secondi di pace da quando faccio parte di sto gruppo. Una cosa è certa, hanno tutti grandi e grossi problemi. Yay! Vediamo di andare dalla polizia. Scuola di polizia. Oh, che succede adesso? Bella domanda. Ehi, Gamora, tu conosci le stazioni Nova Corps? Hanno dei bagni pubblici? E dentro c'è un bagno, Groot. È piuttosto angusto per un essere della sua statura. Può piegarsi. Aspetta, ma Groot deve andare in bagno? Groot cosa mangia, peraltro? Perché nessuno mi risponde alle mie domande? Forse è meglio non sapere. Quindi, quando usciamo da qui... Vuoi dire se usciamo da qui? Conosco uno che potrebbe offrirci un contratto relativamente redditizio. Io non assassinerò nessuno. Sì, non mi va di girare per la villa di qualche ricco bastardo ad avvelenargli la cena. Stavo per dire che potremmo dedicarci al trasporto di bestiame, vista l'esperienza con il lama. L'esperienza traumatica! No! Ma guarda un po', lui non è d'accordo. Ciao! Rocket si calmerà, tu però...
Cerca di non mangiare nient'altro, ok? È preoccupato il lama, secondo me ci capisce. Rocket! So che siamo qui per un motivo, ma voglio che sia messo a verbale che non voglio essere qui e che essere qui è un errore. Lo possiamo accarezzare? È troppo puccioso. Ma è stata sulla roccia? Sì, è uguale alle altre stazioni Nova Corps. E quindi? Per caso sai come orientarti qua dentro? Non serve. O ti accompagnano loro oppure te ne resti all'accettazione. Ah, wow, come ogni ufficio comunale, via dicendo. Mi ricorda quando mi sono consegnato alle autorità. Com'è stato? Liberatorio. Wow, ok, è molto più simile al Drax del film, effettivamente. Però lo ribadisco, gli dona di più la colorazione del gioco. Groot, sei bellissimo. Lo capisce anche Groot che sei qui per darci dentro. Ma non è vero! Ma la vogliamo smettere con sta storia? Se stiamo ragionando sul nostro futuro, io vorrei affrontare il grande Fin Fan Foom. Ancora con sta storia? E venderlo a chi? Lady Hellbender vuole spellarci vivi. Io sono Groot. Ovvio che sarei un ottimo cappotto, ma il pelo preferisco averlo addosso. Fuori di qui, fuori di qui, sta gente sta completamente perdendo il lume della ragione. Maronna, è troppo bello sto ponte estendibile. E voilà, pronti a scendere. Se le fanno anche solo un graffio, i Nova Corps ci dovranno ridurre la multa. E aspetta e spera. Sì, buona fortuna. È un grave negligé. Negligenza. Io cosa ho detto? Il negligé è un'altra cosa, Ciccio. Ma va per dettagli. Ok, dove sono tutti? Dove buongiorno. Sono tutti. Quasi tutte le stazioni Nova sono automatizzate, sincronizzate con l'unimente. È inquietante. Non avevo scelta dopo la guerra. Classe M, nome Milano. Trasferita alla postazione R734PL. Presentare biglietto obliterato prima della partenza. Come razzo facciamo ad andarcene da questo sasso? Rilassati, Rocket, è la procedura standard. Non vinto tu. Non è la mia prima multa dei Nova Corps, né la tua. È la prima che pago. Ah, ok. Lo sapevo che dovevo restare a bordo. Andrà tutto bene, fidati, la stanno solo parcheggiando. Sì. Guarda, guarda. Beh, se non c'è nessuno, questi li prendo io. Tanti componenti. Chiede all'ex sbirra Nova. Chiedermi cosa? Non facevo formalmente parte dei Nova. Groot chiede perché non ci siano navi di pattuglia. La roccia non è quel genere di stazione, ma sì, dovrebbero essercene un po'. In effetti è vero, non c'è proprio... ma nessuno! Lo ribadisco, gente, qui è accaduto qualcosa? Ok, non dovrebbe essere così vuota. Non ci sono neanche cadaveri! Sono tutti in ferie? Gli sbirri non vanno in vacanza. Ehi là! Io sono Groot! Siamo qui per una volta! Grande Cerchiamo Groot! Cerchiamo il centurione Corel! È bloccata! Beh, ci abbiamo provato! Forza, andiamo! No, signore! Li andremo a cercare se necessario. Guarda, i comandi sono dall'altra parte della porta, se riesci ad arrivarci. Credo che il vetro sia antiproiettile, Ciccio, non penso riusciremo ad abbatterlo. Scusa? Adesso devo hackerare la sicurezza Nova Corps. Beh, se non credi di farcela. Colpo basso, Quill. Stiamo parlando di intrufolarci in una struttura Nova. Non è intrufolarsi se non c'è nessuno. È esattamente questo il momento per farlo. Possibile che siano tutti in pausa? Io sono Groot. Groot dice che c'è scritto aperto. Io dico, non sono fatti nostri. Senti, tu hackera e non fare domande. Ciccio, forse dobbiamo attendere il nostro turno. Che stai facendo la macchinetta? Siete bestione? La macchina sembra inutilizzabile. Magari hanno finito quella che ti piace. Groot dice che c'è un condotto nella stanza dei comandi. Se ce n'è uno anche di qua, forse posso passare. In effetti, guarda un po', c'è un condotto. Vedo un condotto dell'aria. Puoi usarlo per entrare, Rocket. Forse sì, o forse porta direttamente all'hangar. E tu prova. Cosa devo fare, sparargli? Condotto aperto. Abbiamo danneggiato una proprietà Nova Corps. Solo un po'. Ok, Rocket, vedi se riesci a raggiungere l'altra stanza e fa attenzione. Sai, l'idea di pagare la multa non mi fa impazzire, ma smanettare con la roba dei Nova Corps non è male come premio di consolazione. Oh, bravo Ciccio, divertiti! C'è qualcosa che non va con la rete. Come se usassero solo l'energia di riserva. Sincronizzo il diagramma con il tuo visore. Oh, ok. Lo scopriremo. Buono sapersi. Allora, dobbiamo capire da dove parte l'energia
Ah, ok, sono praticamente i cosi gialli. Oh, 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 furbi. Ma questo non avete pensato. Aspetta, quindi se facciamo così, arriva fin qua, poi gira questo. Ecco bello, bibita gratis. Non aggiungerò il furto all'elenco dei reati. Bevi la bibita e non rompere le scatole. Sarai a bocca aperta. Ok, ok, e voilà. Peter! Hai detto che non era collegata, volevo rendermi utile. Missione fallita. Ah, scusa, ho spostato la corrente nella sua direzione. Guarda, impara. Ok, facciamo finta di nulla, che è meglio. Io volevo scambiare quello alto. Più o meno. Ok, devo girare anche questo. Voilà. Cosa? Tipo, ta-da! Non è affatto più chiaro. La quiete è schiacciante. Che stanno facendo sti due? Ehi! Cosa stanno facendo? Si scansionano a vicenda. Vai a capire perché, però. Sembrano impazziti. Oh no, hanno corrotto il sistema informatico della base, molto probabilmente. Ok, vediamo di proseguire e di scoprire cos'altro possa essere accaduto. Ehi, l'avete sentito? Cos'è stato? Sarebbe meglio non rivelare la nostra posizione. Oh! Salve! Buongiorno, signore! Come l'hai capito? Che faccio, lo aiutiamo? Tutina, dovete farmi uscire da qui. Non merito di stare in gabbia. I Nova Corps dissentono. Restane fuori, occhi dolci. Non chiamarla così, Ciccio! Un criminale. Non eri prigioniero dei Nova Corps? Sì? E ho scontato la mia pena. Perché sei lì dentro? Come? Niente. Uno scambio di identità. Mi hanno preso per uno che faceva cavolate. Mi piace. Ma è un ballista, dai! Tanto furetto, che ne dici di darmi una mano? Vedi se c'è un interruttore per la porta. Cosa potrebbe mai andare storto se faccio fuggire un prigioniero? Tanto non c'è nessuno, ok. E voilà. Ehi, cosa hai fatto? Oh oh! Dove sto andando? Oh no! Dove sarà finito? Fornace. Bella domanda. Bravo. No, non è vero. Hai giustiziato il tuo primo prigioniero. Lo trovo improbabile. Porco cane, devo smettere di toccare i pulsanti a caso? Questo robot non se la passa molto bene. Groot, non sei l'esperto tecnico della nave? Quindi datti una calmata. E qua dietro invece abbiamo ancora componenti. Forse un assassino si è infiltrato nella struttura. Non credo. Non lo faccio. Forse l'abbiamo sbattuto di nuovo in cella e quella era l'area visitatori. So per esperienza che i Nova Corps non permettono visite. Eri nel Kiln, è ovvio che non ricevessi visite. Questo non è un carcere di massima sicurezza. Ciccio, vuoi una bibita? Qualcuno gli offre una bibita, santo cielo, lo vedo in crisi, porco cane. Buongiorno! Ehi, amico! Ah! Oh, ehi, che succede? Ho dei diritti! Questo sì che mi riporta alla mente. Hai servito anche tu nei Nova Corps, Peter Quill? Cosa? No! Ma sono stato tra i sospettati. Una volta, forse due. Tante volte. Bello stare al di qua del vetro. Che stai facendo? Ho pensato che già che siamo qui, tanto vale sbirciare un po' di segretucci dei Nova. Magari hanno notizie sulla metà più blu di Gamora. Non credo. Che dici? Niente. Questo posto mi dà sempre più l'impressione di una casa stregata. E questo non ti suggerisce di alzare i tacchi? L'ascensore non va. Ma il pozzo è accessibile. Possiamo usarlo per arrampicarci. Non mi fido. Vuoi farci salire su quell'affare? Regge più peso di noi cinque insieme. Cadere, ti prego non cadere. No! No! Ma porco cane, mi sono cagato in mano. Ok, un gioco da ragazzi. Ok, andiamo avanti, non fatemi più salire negli ascensori, un marone. Che sta succedendo? Ce l'avete fatto? Razza di piscia sotto. Ah sì che lo eri. Queste sono... Razze da centurioni? Già, dai, provatene una, qui. Posso? Un vero guerriero non usa corazze. Tanto tu non ci entreresti. Davvero? Posso provarla? Se vuoi farti ridurre in poltiglia. Riconoscono il codice genetico del proprietario. Mi vuoi dire che l'unimente ha i codici genetici di tutti i centurioni Nova? Già, le blatte hanno provato ad approfittarsene in guerra, ma non si può hackerare quel cervellone. Fidati. Direi provato. Che qualcuno ci è riuscito probabilmente. Sai che dobbiamo proseguire di qua. Ah, ci credo che la porta è impazzita. Ok, speriamo che tenga. Wow! Perché questa ha una stanza per sé? Sembra un'officina. A quanto pare le anodizzano con un qualche metallo intelligente xandariano. Il metallo non è intelligente. Più di chi so io.
Ma povero, santo cielo, non riesce a capire che ogni tanto deve star zitto. Ok, stiamo trovando un sacco di componenti, per fortuna. Oh, abbiamo anche un bel banco da lavoro. Finalmente posso avere i consumi ridotti. Yay! Così possiamo congelare più a lungo. Anzi, congelare più volte, passatemi il termine. Abbiamo sbloccato 6 dei 15 accessori che possiamo installare sulle nostre pistole. Ce ne serviranno ancora un bel po', di idiota, solo per te. Grazie, Rocket! Non ci fai tu! Ma non chiedetemi le porte in faccia, avanti, altro un po' di educazione. Deve esserci una spiegazione. L'ala SOAP è un'ammiraglia. Forse sono tutti a bordo per qualche motivo. O forse l'intera stazione è contaminata dal vaiolo di Vormir. Oh, ma in che schifo! Inizio ad avvertire un vago prurito. Ehi, lavati la prossima volta. A girarmi qualcosa in basso. Ah, Ciccio, vedi di hackerare quella porta? Rocket, fa la tua magia. No. Cosa? Ho detto no. Quando è che conti di rinsavire? Quill. Io sono Groot. E poi cosa? Ci trascinerai in giro per mezza stazione se non lo fermiamo. Ciccio, t'ho detto di hackerare. Ok, proviamo ancora un'altra stanza. E se non ci troviamo niente, ce ne andiamo, va bene? Ok, ancora una stanza. Non due, una. Fidati che oltre questa porta ci saranno i porchi ad attenderci. Ora che l'ha detto Quill, ovviamente, scopriremo qualcosa di macabro ed oscuro. No, non è tanto oscuro e molto luminoso in effetti. Perché non si apre nulla, porco cane? Ma che è accaduto? Il Millennium Bug ha colpito con qualche millennium di ritardo, mi sa qua, eh. Oh, uno dei loro caschi? La porta è andata, da lì non si torna. I Nova Corps hanno così poche navi. Pare abbiano problemi di organico. Chi lo dice? Gente, in posti dove c'è altra gente. Peter Quill, guarda un po' qua. Uno dei loro elmetti? Ah. Potrei avere anche il resto dell'armatura, scusate. Settore 1, mi ricevi? Perlustrazione completata. Conversioni al 75%. Proprio come promesso. Abbiate fede. La promessa diventerà realtà. Passare al settore 7. Con fede. Buone notizie, non siamo soli. Ci sono un sacco di comunicazioni. Digli che rivoglio la mia nave. La mia nave. Scommetto che c'è un ma. Ma è come se stessero cercando qualcosa o qualcuno. Ecco perché non c'è nessuno. Chi se ne frega? Digli di portare qui le chiappe. La promessa diventerà realtà. Passare al settore 7. Con fede. Oh mio Dio, adesso ho capito. Sono quegli invasati religiosi. Quando siamo arrivati per la prima volta, c'era il capo supremo della fede del non so che. Probabilmente lo rincontreremo. E se vi ricordate, è sua la navetta che è esplosa. Allora, se parlassimo nel casco, molto probabilmente saprebbero della nostra presenza. Resistenza alla promessa. Pertanto, mettiamolo giù e tanti salute. Ok, credo che sia la scelta migliore. Continuiamo a cercare. Oppure possiamo pensare a come andarcene da questo postaccio. Niente porta, ricordi? La si può far tornare, Gamora, fidati. Le bombe non valgono. E quello invece? Dove pensate che porti? Giù. Signori, ormai siamo in ballo, non ci resta che ballare. Ehi, non era mica ancora una stanza. Dai. Hai detto che la porta è andata. Sono certo che manca poco. Non sei certo di niente. Quasi certo. Abbiamo... Ok, ho la vaga impressione che stiamo per incontrare i nemici, quindi gente, occhi aperti. C'è qualcosa che non quadra. Oh, razzo. Oh, bene. È un ammutinamento. Li hanno giustiziati. Mai visto gli sbirri ammazzarsi tra loro. Andiamoci piano finché non capiamo cosa succede. Ci serve un piano. Approfittiamo dell'elemento sorpresa. Vogliamo davvero aprire il fuoco sui Nova Corps? Non mi sembrano Nova Corps. Peraltro sono mezzi ceccati perché Drax lo si nota lontano un chilometro. Non abbiano accettato la promessa. Capiranno tutto quando saranno tornati tra noi. Settore 6, tutti i miscredenti sono stati epurati. Quasi tutti. Vai Gamora e ole! Un po' ne abbiamo fatti fuori. Salve signori, che piacere incontrarvi. Sono il protagonista di questo gioco. Allora, vediamo anche di utilizzare i poteri di Quill appena possibile. Porca ne, tutti sono armati e quindi ci sparano. Ho detto Bonnie, non rompete i maroni. Ragazzi, sentite, usate anche le vostre abilità. E chi si aiuta subito, perfetto. Colpite, colpite, Rocket, spara una granata. Ok, volevo risolverla amichevolmente, ma a sto punto è tanto grosso. Che boiata, l'ho capita adesso. Ok, il signore peraltro è dotato di scudo. Grutino, cerca di bloccarlo. A terra, perfetto, io aggiro lo scudo e provo a congelarlo da dietro. Ok, ora lo possiamo attaccare senza un minimo di rispetto.
Vai, vai così, Gamora, attacca anche tu nel frattempo. Perfetto. Oh, è anche molto resistente. Presumo che possa rigenerare lo scudo. Ecco, lo stavo per dire che può rigenerare lo scudo. Aspetta, 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 colpitelo, colpitelo adesso, vai. E olè. Wow. Oh, bravo Rocket. Bellissimo attacco combinato. Aspetta, 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 che provo a ricongelarlo di nuovo. Ale, ragazzi, sfogatevi pure. Sparagli, aspetta che qualcuno aveva ancora delle abilità da utilizzare. Vai così, perfetto, Gamora. No, Grutino, bloccalo di nuovo. Aspetta, 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 e oh. Oh. E vabbè, non mi dire che è sopravvissuto. Sei ancora vivo. Ah no, ok, decisamente molto morto. Non so che problemi abbiano, ma non finiscono mai. Già, questo è poco ma sicuro. Aia, ho visto dopo che stavano lanciando granate. Parco cane, o qualunque cosa siano sti cosi. Aspetta, aspetta, ragazzi, dovrei dare anche a voi delle armi elementali. Questo è poco ma sicuro. Posso picchiarlo? Aia, porco cane, c'aveva anche il cugino dietro. Gamora, trituralo male, perfetto. Oh marone, quanta gente. Gamora, 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 Gamora. Fai cadere cose. Sto avendo i comandi ai miei compagni. Se hai un secondo di pazienza, poi arrivo anche da te. Ok, Gamora, fanne fuori qualcuno cortesemente. Sì, piglia anche il tizio in parte. Ok, diamole fuoco di copertura. Aia, aia, stanno colpendo anche me. Porca di quelli per porca. Mo' basta, veramente. Attivami anche la tua abilità cortesemente. Oh, così li crivelliamo di colpi. Ragazzi, non mi state davanti, mi state coprendo la visuale. Ma porco cane, mi avete rovinato la scena. Bastardi. Ok, per fortuna che il mio scudo funziona ancora molto bene. Vai così, Rocket. Rocket, spara una granata. Spara una granata, porca di quelli per porca. Ok, qualcuno mi ha detto anche che possiamo congelargli. Aia, lo scudo all'occorrenza. Oh, sei di nuovo tu. No, ho detto di no. Ok, congelatore e contrattaccone. Aspetta, 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 aspetta. Ragazzi, attacco combinato quando volete, non mi incocchio. Gamora, vai, perfetto. Drax, bullizziamolo come ci facciamo domani. Dobbiamo eliminarlo prima degli altri. Intanto io casomai faccio fuori gli altri. Ok, congelone e contrattaccone. Quindi attacchi corpo a corpo. Oh, vedi che gli facciamo un cifrone di danni. Perfetto. Ragazzi, voi attaccate il tizio. Aia. Ecco, appunto. Intanto che faccio fuori questi. No, eh. Ah, eccola lì, eccola lì. Aspetta, 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 aspetta. Congelato e contrattaccato. No, 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 no. In corpo a corpo lui invece non gli fai praticamente niente. Quindi dobbiamo usare le loro abilità. Aspetta, che ogni volta devo ripremere il tasto fin dall'inizio, che è una stupidaggine assurda, per riuscire a coordinare tutte le abilità. Vai, vai. Attacco combinato. Ok. Perfetto. Signore, entro fine giornata lei non avrà più una colonna vertebrale? No, non avrà più una vita. Vabbè. A posto? Non puoi essere sopravvissuto. Olè! Non credo che la multa la pagheremo oggi. Ma non mi dire. Ancora non abbiamo capito chi siano, tuttavia. Ragazzi, la nave di Corel è laggiù. Dobbiamo soltanto... Cosa? Che cos'è che dobbiamo fare, Quill? Un mucchio di sbirri spaziali fuori di testa ha provato a vaporizzarci e tu vuoi chiedere la rivincita? Perché forse la tua ragazza è in pericolo? Non è quello che sto facendo e non è la mia ragazza. Beh, non si direbbe. Rocket, l'unica cosa che mi interessa è recuperare la nave. Troviamo Corel e tutto questo non sarà più un nostro problema. Hai ragione, non sarà più un nostro problema. Perché non siamo qui a farci scarrozzare in giro per tutta la galassia da un umano che si fa gli sbirri. Io sono Groot. No, andiamo. Sul serio, Corel. Entra nei guardiani, ha detto. Farà bene alla tua salute mentale. Beh, peggio non poteva fare di certo. Ok. Aprite le orecchie. Io e Groot ce ne andiamo da questa cavolo di roccia. E chiunque voglia un passaggio, venga con noi. Tutti gli altri possono pure crepare. Perché tutto l'episodio che mi dai contro? Non lo sopporto più, vi giuro. Io preferisco il piano del ratto. Ecco, grazie del supporto, eh. Ci abbiamo provato. È quella più ragionevole, lei. Setacciate il settore 7. Trovate gli intrusi. L'ho detto che era una brutta idea. Si vedeva da un parsec. Giuro che t'accieco, così non vedi più nulla. Corno, avevo detto di andarcene. E adesso andiamo, hai ragione. Troviamo la Milano e... Presenza di intrusi nell'officina. E intanto cerchiamo di non morire. È la prima cosa sensata che dici oggi. Io ho scoperto che posso schivare premendo F. Perché prima non me lo facevi, maledettissimo gioco. Ragazzi, io vi vedo là dietro, Dai, vi vedevo, ma vergognatevi. Rocket, lancio una granata. Perfetto, così ne facciamo fuori più di uno in un unico momento. Ottimo. Oh, c'è anche i cugini Drax. Che si è teletrasportato lì, non si sa come. Oh, questo ha fatto male. Questo mi sa che ha fatto veramente molto male, ragazzuoli, che dite? Aspetta, io prendo pugni anche la nonna io, Non mi faccio problemi. Oh, che bella combo, signore. È svenuto col culo per aria. Ragazzuoli, ragazzuoli, c'è ancora un po' di gente laggiù.
Tatticone della vita. Sentiamo nella stanza adiacente. Ma con quali belle luci non me lo dici? Madonna. Betty, mi stavo grattando il naso nella vita vera. Sono entrato qua solo per grattarmi il naso. Lo ammetto. Ai prigini. Au. Parchi di quelli per... Picchio malerrimo. Perfetto. C'aveva anche un cugino che non so dove è finito. Ah, l'ho trovato, l'ho trovato. Raga, bravo Grutino che mi hai salvato. Un paio di legnate anche al tizio. Perfetto. Il resto vediamo di congelarli e picchiarli male male. Oh, chi poi è che mi sta... Ah, mi sta sparando gli altri. Aspetta, aspetta, aspetta. Drax, Drax, tiragli cose. Tiragli cose, veloce Drax, veloce Drax. Perfetto. Gamora, se vuoi, non lo so, triturarli male male. Perfetto, credo che resti solo quest'ultimo tizio che possiamo bullizzare. Bullizziamolo tutti, guarda. Posso io la voglia di esserti arruolato, porco cane. Chi è che resta ancora? Oh, che cavolo ci fate voi altri qua? Bani, congelatone e contrattaccone. Oh, e questo era l'ultimo. Mio, ma è morto male. Oh, e abbiamo anche level upato. Yay. Almeno per ora, non perdiamo tempo. Ah, la giornata non sta andando come mi aspettavo. Ehi, hai detto che dobbiamo andare su, no? Più su di così, ma è già qualcosa. Non credevo che avrei affrontato ancora i Nova. Non sono più Nova Corps. Già, questi non contano. Ma chi o che cosa sono? Perché brillano così? Vediamo di starne fuori, per una volta. In effetti, potremmo anche farci i cavolacci nostri. Ok, nel frattempo abbiamo trovato un costumino per Groot. Oh, neanche uno per la povera Gamora, vuol dire. E donna! No. Trovate gli invasori, nessuno fuggirà. Come ha potuto l'onnisciente unimente non prevederlo? È solo un computer, non un dio. Ehi, possiamo passare di qua? Io sono Groot. Ma sì, basta tirare dentro la pancia. Ce la facciamo? Se torna Taxandar per segnalare... Guarda, oh, porco cane! Si può sapere dove cavolo siamo finiti? Guardate quello alto. A me non sembra uno dei Nova. Ma va! Dragone, guardate, la magia scorre verso l'altare! Però la magia non esiste. Vero? Forza, muoviamoci prima che gli sciroccati ci vedano. Si gireranno probabilmente all'improvviso. Deve essere finiti in mezzo a una setta. L'ho detto, non è affar nostro. Lo diventerà se controllano i Nova Corps. No Nova, no multa, no problem. Non gli do tutti i torti una volta tanto, però li dobbiamo aiutare in qualche modo. Magari dovremmo dirlo a qualcuno. Scrivitelo sul diario, forza di qua. E come lo sai? Non lo so, mi sto solo allontanando da quegli svitati. Buona gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Devo dire che la trama si sta facendo sempre più complicata ed intrigante. Mi domando cos'altro accadrà, perché da quello che ho capito è un gioco bello lungo. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi mandiamo a giocherellare con le bestioline di Lady Hellbender. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!